sono, faccio parte del gruppo di Maestra Mia e questa è la terza, il terzo evento che facciamo e Maestro in Torre ha, si è distinto per questa particolarità riguardo la location. La Torre di Mestre è un qualche cosa che sta avendo un successo oltre le previsioni, proprio appunto perché la Torre rappresenta effettivamente, come dicevo già in altre, come ho già detto in altre occasioni, il cuore pulsante della nostra città, dove noi tutti vorremmo che da qui ripartissero tutta una serie di iniziative e che fossero poi gli stessi cittadini a beneficiarne. Abbiamo, chi viene potrà vedere delle immagini meravigliose, abbiamo accostato alle immagini i nostri tradizionali costumi d'epoca che ci sono stati forniti dal nostro Benito Sposato, che non devo mai smettere di ricordare, proprio perché è una persona che da solo non avrebbe la tendenza a non mettersi in luce, a farsi conoscere. E poi ci sono tantissimi documenti che ci saranno altre persone che più bravi, più capaci di me a spiegare di cosa si tratti. Sono dei libri, sono dei testi, sono dei manoscritti, sono dei documenti che riguardano la nostra storia, la colonna della sortita che verrà riconoscata fra poco. Insomma, le attività di Maestra Mia non vogliono fermarsi qui, anzi, vogliono e stanno cercando di trovare anche con le istituzioni stesse, sia con il comune ma anche con la municipalità che ha già dato in qualche modo consensi in tal senso, vuole trovare ogni tipo di contatto e di rapporto che si finalizzi nel migliore dei modi. Vogliamo riprendere in mano la città, dargli il suo giusto valore, non dimenticare la nostra storia, far sì che le scuole, i nostri figli, e con l'aiuto di tutto il personale docente che abbiamo scoperto anche loro essere e pensarla come noi, vogliamo riprenderci in mano questa città, vogliamo renderla bella, vivibile, con tutte le problematiche di tutte le città, perché ormai viviamo in un momento che tutte le città vivono un problema grande, enorme di quotidianità, ma noi non ci vogliamo sottrarre a questo, vogliamo che la città torni ad essere una città e torni a dare quello che ha dato un tempo e a dare quello che chi ci ha preceduto ancora ricorda. Sono Fabio Cerato del gruppo ferromodellistico Maestrino di Mestre, che è un gruppo di appassionati di modellismo ferroviario essenzialmente, che può essere allargato anche al lobby, diciamo al settore trasportistico in genere, come filobus, tram, autobus e così via. Vi do il benvenuto in questa sezione della mostra organizzata da Maestra Mia, che riguarda essenzialmente il settore modellistico. Fa rivivere Mestre così com'era, riguardando anche un occhio particolare i trasporti di questa città. Se mi seguite vi faccio un po' vedere le varie sezioni. Questo per esempio è San Giuliano. San Giuliano così com'era negli anni 30, 20-30, anno in cui trovavamo delle interessantissime caratteristiche intermodali, di scambio intermodale, il tram che arrivava dal centro di Mestre, con una bellissima rimessa, con una facciata tutta ornata di ornamenti vari,
la stazione, l'imbarcadero del ferry boat per il Lido. Questo è un primordiale ferry boat per il Lido, dedicato ai clienti facoltosi che andavano negli alberghi di Lido e anche di Venezia. In particolare quelli del Lido potevano usufruire di questo trasporto di ferri, un lancione un po' più grande che trasportava una macchina alla volta. E i clienti potevano viaggiare in motoscafi sempre messi a disposizione dalla CIGA per Venezia e per il Lido. Troviamo i burchi, imbarcazioni da trasporto che imbarcavano le merci provenienti dalla terraferma e le portavano a Venezia. Troviamo ovviamente il treno con la linea che faceva capo a Padova, la terza linea ferroviaria in Italia dopo Napoli-Portici, Milano-Monza, è stata creata la Padova-Mestre. Qui è già successiva a Mestre perché abbiamo già il ponte ferroviario creato nell'epoca asburgica. Il vaporetto, i passeggeri che arrivavano dal centro di Mestre con il tram avevano in coincidenza il vaporetto per Rialto, per il centro della città di Venezia. Abbiamo anche una santierotta, insomma è stato ricreato un po' un ambiente lagunare di terraferma. Proseguiamo con la visita, con la visione di Piazza Barche, anche questa così com'era negli anni 20-30 del secolo scorso. Vediamo la nostra colonna della sortita, ovviamente ben rappresentata dal modellino che sta inquadrando l'amico Francesco. Naturalmente non può mancare il tram, questa era proprio la linea che andava a San Giuliano, provenendo da via Poerio, correva lungo via Forte Marghera, che mi pare un tempo si chiamasse via Cavallina. Abbiamo l'antica posta, che purtroppo adesso è resa irriconoscibile e meriterebbe di essere veramente ristrutturata. E il Canal Salso, la testata del Canal Salso, anche questo è un punto intermodale importantissimo perché è un punto anche questo di interscambio di merci, terraferma, laguna, Venezia. L'edificio che ospitava il stabilimento dolciario Taboga e successivamente qui. Alcuni edifici ancora esistono come questo, il volto che dà accesso a via Sarpi, la pasticceria, la tabaccheria e così via. È stato un po' ricreato un ambiente riconoscibile anche ai giorni nostri per taluni versi. L'ideale proseguimento di questo plastico è via Poerio. Via Poerio con la chiesa, ex chiesa delle Grazie, il ramo delle Muniche, il ramo del Marzenico che si divide a monte in ramo delle Muniche e ramo delle Beccherie e poi si ricongiunge nei pressi dell'attuale mercato ortofrutticolo e del pesce. Riconosciamo l'ex caserma Edmondo Mater, prima ancora convento delle Suore, successivamente distretto militare e fine di vita a sede di associazioni d'arma. Abbiamo anche rappresentata la confraternita della scoletta dei Battuti. Il lato da vedere sarebbe l'altro, ma così come è messo il plastico è un po' difficile vedere. Anche qui gli edifici sono quasi tutti presenti, a parte qualcuno che non c'è più. La farmacia Reali, sostituita al giorno d'oggi dalla farmacia Zanini, con un edificio diverso. E naturalmente il tram non può mancare, essendo noi fermovellisti. C'è la linea che andava a Milano, passando per Chirignago Spinea e oltrepassando la ferrovia in località Giustizia con cavalcavia, e la linea che andava in ferrovia lungo via Cappuccina, o dei Cappuccini all'epoca, e anche a San Giuliano, la stessa linea, si biforcava all'altezza di Via Olivi, girava a destra per via Olivi appunto per la stazione, andando dritto ripassava per Piazza Barche e andava a San Giuliano. Qui passiamo invece a qualcosa di più concretamente ferroviario, che è la vecchia stazione di Mestre, così com'era fino agli anni 60. Era una stazione sempre stata considerata una stazione molto importante, un nodo molto, molto importante. Tanto che fu costruito anche il rione dei ferrovieri, le case dei ferrovieri.
preferendo Mestre come nodo ferroviario a Verona. E qui è stata riprodotta così com'era appunto quando esisteva ancora una tettoia di ferro, che poi negli anni 30 fu demolita per esigenze belliche, in quanto il ferro doveva essere venduto, non venduto, requisito per farne qualcos'altro dall'industria bellica appunto. Troviamo il vecchio edificio della stazione, che secondo me è molto più bello di quello di attuale, anche nella sua, diciamo, semplicità. E dietro tutta la serie di edifici che costituivano già la parte cittadina dell'epoca. Naturalmente c'è il tram che raggiungeva Piazza Ferretto, dove era il capolinea di tutte le linee tranviarie di Mestre, il garage Marconi, un garage per l'epoca avveniristico, chiamiamo così, perché fu progettato e costruito dall'architetto Torres, uno dei due fratelli, e tuttora appare nei manuali di architettura. L'hotel Jourdan, prima Trieste, poi Hotel Milano, infine Jourdan, e adesso, diciamo così, occupa assieme all'hotel, al garage Marconi, l'hotel Plaza e gli edifici seguenti. L'hotel Bologna, ancora due piani, poi è stato rinalzato di un piano, e il primordiale Hotel Bologna e trattoria al bolognese, che era diciamo, ricordava così uno stile un po' alpino. Hotel Trieste, che precedentemente di essere ospitato in quell'edificio era nell'altro. Una curiosità, l'altro edificio, quando Trieste fu spostato, fu adibito a sede di società ciclistica veneziana. Arrivavano i veneziani con il treno, prendevano le bici e se ne andavano a fare le loro gite, le loro pedalate. Questa è una tettoia con due binari sotto, chiaramente per carico-scarico merci. Ecco, il diorama è reso dinamico con un va e vieni automatico per renderlo più interessante. Vi voglio far vedere anche la parte sottostante che è stata riprodotta in toto. Anche se si vede poco, comunque si è voluto ricostruirla così com'era, con la tettoia. È stato un lavoraccio veramente impressionante. Una curiosità, le colonnine scanalate sono recuperate da vecchi cacciaviti, non tanto vecchi neanche, da cacciaviti di quelle confezioni, da 4-5 cacciaviti, ne sono voluti 20 scatole per fare... Ma l'ha fatto lei? Ecco, ora andiamo all'ultimo diorama presente in questa bella mostra, che è la torre, la nostra torre, la torre civica, autore dell'orologio. Anche questa risale il diorama, fotografa una zona importantissima di Mestre negli anni 10-20. E qui possiamo riconoscere benissimo questo edificio che esiste, questo, seppur rimaneggiato nella parte superiore. Questo è il retrostante Borsino, la torre civica ovviamente, o dell'orologio. I due edifici che erano preesistenti alla costruzione di quel bruttissimo edificio soprannominato da tutti Cellana, perché ospitava appunto un negozio di moda. E questo è Villa Matter, originariamente Villa Matter, trasformata poi in casa di risparmio nel 28 e ristrutturata nella sua architettura come la vediamo al giorno d'oggi. Questa qui è Piazza delle Erbe. Piazza delle Erbe perché ospitava il mercato di frutta e verdura, poi spostato in Piazzetta Allegri e successivamente dove si trova i giorni nostri. Anche qui passava il tram, che non può mancare naturalmente, e questa è la linea che andava a Carpenedo. Ogni diorama ha una fotografia che fa ricordare così com'era la città nei tempi passati. Sì, guarda.
creato, ho collaborato a questa mostra con le immagini della mia collezione. È una mostra di maestre per i mestrini che speriamo non si rendano conto di come nel tempo maestre è cambiata. Ci sono delle immagini che spaziano dai primi del Novecento fino agli anni 50-60, c'è qualcosa anni 70, ma la maggior parte appunto della mostra è questo range di tempo. E nulla, speriamo che intanto piaccia, speriamo sia la prima di tante iniziative. In questa mostra si è cercato di prendere dalle foto le scene di vita quotidiana, e quindi ci sono presi particolari ingranditi in modo che si vadano a vedere le persone nelle loro faccende quotidiane. Anche qua. Sì, è stata amputata. Ah, lo so bene. Ah. Se dovevo credo, non ricordo. È una vaglia. È solo la vena. Ah, esatto. E un pezzo. Ah, era molto bello. Un pezzo che adesso sta cercando di recuperare. E poi c'è la torre, quella dentro il parco. Sì, infatti. Allora, mi chiamo Federico Sposato, sono un sarto che mi sono anche cimentato nel confezionare costumi d'arte, avendo come amici tante persone che lavorano nei teatri. Conosco quelle della Fenice, il capo sartoria che è molto bravo, è un mio amico, oltretutto è un argentino, e spesso mi chiama per collaborare a qualche opera, fare qualcosa o dargli una mano. Mi è piaciuta l'idea di partecipare a questa mostra, in quanto poi il mio settore. Io prendo spunto dalle vecchie fotografie per fare dei rifacimenti, dei costumi, per qualche film, anche ho lavorato in qualche film. Mi è sempre piaciuto, ho partecipato volentieri a questo evento con dei vestiti che non sono miei, qualcosa ho fatto anch'io in questo, perché i capi sono capi originali, per esempio questo che vedete qui è un tight dei primi del Novecento. C'è ancora, come potete vedere, degli altri costumi, sono tutti comunque originali, però ho dovuto lavorare lo stesso per fare, non so, per rifare la, per esempio, rifare la camicia, rifare il plastron, ma in linea di massima la giacca per esempio è proprio originale. Poi, cosa dire, non so se avete visto altri capi sotto, ce ne sono di molto belli, come ripeto non sono miei, ma io ho dovuto lavorare per rimetterli a nuovo, rimetterli a posto. Allora, questo è un frac dei primi del Novecento. Se fate caso, voi vedete sempre il frac col gilet bianco. Allora, nei primi del Novecento e anche fine Ottocento, o anche da quando è nato il frac, il gilet è sempre stato nero come la giacca. Per il resto, sia la camicia che il plastron, che il farfallino, sono rifacimenti, perché la giacca è originale, il gilet anche, è tutto originale, eccetto naturalmente la camicia e il farfallino.
Poi c'è un altro vestito, questo qui, e dunque è un abito di una nobile in casa, praticamente in casa stavano vestite molto eleganti lo stesso, però come vede non è elegantissimo andare fuori, è un vestito da casa, si può dire. E notare che qui c'è una chiave dove la donna di casa teneva sotto chiave un po' tutto quello che poteva tenere sotto chiave, forse per paura della servitù, allora si chiudeva tutto, allora la padrona di casa. Allora questo è il vestito che la Silvana Mangano ha operato, ha recitato con questo vestito nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti. È un tailleur molto carino, molto bello, per il periodo era molto elegante anche questo vestito qua, questa giacchina come vede molto bella. È stata fatta nel 1971 per conto della sartoria La Fenice, che poi questo vestito viene proprio dalla Fenice, me lo hanno prestato metterlo in esposizione in questo evento. Ecco, questo qui è un mezzo tight, è un po' una giacca, è una giacca normale, si può dire, è molto in linea, molto, e il mezzo tight è un po' una giacca corta che si usava quando non si andava in tight, che il tight era un po' molto più elegante, però il resto era tutto uguale, perché c'è il gilet sempre nero, come dicevo, sempre di colore nero scuro. E comunque ecco, mezzo tight, questa è la bombetta, la famosa bombetta che si usava, che si è usata dopo il cilindro era più per un qualcosa di più impegnativo, la bombetta era un po' che si usava non solo sul mezzo tight ma anche dopo, per tanto tempo è stata usata anche su un vestito normale. Ecco qua, questo. Quello. Allora, questo è un vestito di una poveretta, si può dire, di una non molto elegante, di una ragazza o di una donna, una signora che è molto comune, sia di stoffa e tutto, però è molto interessante, è degli anni 20 questo, e io lo trovo molto interessante perché è con la plissettatura, che non è facile una plissettatura del genere sulla stoffa di lana, e queste applicazioni sono state fatte in un secondo tempo per renderlo un po' più elegante, ma in effetti era per una donna molto povera. Con questo si andava a messa, ecco. Un vestito del genere si andava a messa. Poi c'è ancora. Questo qua. Allora, questo qua, mi avevano detto anche che... Ecco, la cosa più interessante che sono riuscito ad avere, sempre dal Teatro della Fenice, è questo abito. Molto bello e soprattutto elaborato al massimo, perché è stato fatto con velluto, e voi sapete il velluto è molto difficile da lavorare, e poi è stato inserito in una stoffa molto leggera di seta, e non so come, sinceramente non so, io che sono sarto lo dico, non so come hanno fatto a farlo così perfetto. C'è una
una sciarpa molto lunga che serviva un po', ecco, da mettere in questo modo, una parte andava dietro e l'altra parte davanti. È un vestito molto molto elegante, diciamo che è un vestito da cerimonia, è bello, bellissimo veramente, mi piace molto. E naturalmente, essendo dell'Ottocento, perché è originale questo qui, proprio penso io sull'Ottocento-80, 870-880, si è mantenuto bene, anche se è un po' sporchino e non si può lavare perché ormai è molto delicato. È bene tenerlo così, anche se è sporco. In torre, maestra, immagini antiche, però quello che sto vivendo io oggi sono emozioni nuove e mi sono emozionata a vedere le foto, mi sono emozionata ad allestire la mostra, però quello che sto vivendo adesso con le persone che ti raccontano spaccati di vita, che ti dicono grazie, grazie perché ho rivisto il luogo dove mio papà ha aperto l'officina, grazie perché ho rivisto il luogo dove andavo da bambino, grazie perché lì si andava a pescare. Sono tutte emozioni che fanno veramente bene all'anima, per cui grazie maestra mia per questa mostra, non perché possiamo mostrare il nostro lavoro, ma per le emozioni che veramente riceviamo noi. Abbiamo dato, ma stiamo ricevendo mille volte di più. Grazie, grazie di tutto. Lucia Cavazzini. Lucia Cavazzini. Massimo Orlandini, sono uno dei collezionisti che ha presentato dei propri prezzi alla mostra. Io ho portato degli originali soprattutto del periodo ottocentesco, della guerra del 48-49, della prima guerra d'indipendenza. Presento anche dei pezzi originali che riguardano all'inizio l'obelisco e poi il monumento di Mestre, ma soprattutto sono molto contento di aver presentato dei pezzi unici come delle cartine del 1850 che riguardano proprio la situazione della guerra appena terminata, e quindi sono degli unicum che sono di solito chiusi negli archivi delle biblioteche. Sono due pezzi molto importanti, uno è il Carrano e un altro è un documento della Guerra Santa italiana. Poi devo dire che l'iniziativa è stata oltremodo interessante, quindi sono molto orgoglioso di aver partecipato sia come collezionista sia come studioso a questa iniziativa. Faccio parte del gruppo Maestre Mia. Io mi sono occupato soprattutto della parte materiale dell'allestimento. Ho trovato la falegnameria che mi ha tagliato tutti i pannelli che vedete, sono in faesite, e mi hanno aiutato a rivestirli di panno rosso dove sono fissate le fotografie. Un lavoro abbastanza lungo, abbastanza rognoso, ma insomma ci siamo riusciti, pesano. Quindi ho inventato io il sistema di attaccare le foto, perché attaccarle direttamente sulla griglia mi sembrava veramente una cosa orribile. E altre cose da fare, io ho fatto soprattutto l'allestimento tecnico, i lampadari che vedete li ho montati io, sono arrivati dallo sponsor, ovviamente senza istruzioni, mi sono un po' divertito a rovesciare i pezzi finché sono riuscito a montarlo, grazie alla mia esperienza di montatore di lampadari che ho fatto tanti tanti anni fa come primo lavoro, e quindi mi sembra di esserci riuscito abbastanza bene.
e adesso farò un po' di vigilanza a questo sito. Mi piace moltissimo la mostra come è venuta, la trovo molto interessante, anche per me ogni tanto vado a rivedermi le fotografie, me le vado a rileggere, perché a vederla una volta, due volte, trovi sempre qualcosa che può essere interessante, che ti è sfuggito, che non pensavi, e la gente addirittura a volte ti illumina, ti illustra, ti aiuta a capire qualche particolare. Tu aiuti loro e loro aiutano te. Le mostre sono fatte anche per insegnare, ma anche per imparare. Grazie. Sono Roberta Vassalvi, sono fra gli organizzatori di questa bellissima mostra, voluta perché è giusto ricordare il passato per costruire un presente migliore ed un futuro, e ricordarsi che appunto senza radici non possiamo né diventare nessuno né esserlo stato. E sono molto contenta della riuscita, perché c'è stata un'incredibile affluenza di gente entusiasta di questa iniziativa, un'iniziativa nata non tanto a caso, ma per volontà appunto di questa associazione che si è creata così dal nulla attraverso Facebook, e poi si è materializzata attraverso interessi comuni ma anche diversi. C'è chi ha la passione della fotografia, quindi colleziona, c'è chi scrive come la sottoscritta, e quindi ognuno apporta all'interno la sua esperienza, arricchendo l'altro. A me stessa ha emozionato vedere comunque l'emozione delle altre persone, che è un bel vedere, ecco. Bene, speriamo che tutto continui, perché sono veramente tanti a chiederci di continuare ad avere queste idee, e le idee ci sono finché appunto abbiamo qualcosa da raccontare, e di cose ce ne sono davvero tante. Grazie.